mi occupo di scienze sociali e nelle scienze sociali è pieno di, chiamo più banalmente, dicotomie, forse sono antinomi, e c'è anche lì una tradizione, parlo dal metodo Strait in poi, di pensatori che hanno immaginato che queste polarità fossero in realtà distinzioni analitiche, non empiriche. Cioè, ovvero fossero delle polarità logiche che permettevano di vedere o interpretare un reale che però era sintetico, cioè in cui gli estremi coesistevano necessariamente, come se la verità fosse tutte e due le cose, ma analiticamente le posso distinguere. Allora mi è sembrato molto affine metodologicamente, insomma, ho sentito delle assonanze. La curiosità che ho è questa: il discorso etico, partendo da questo punto di vista, nelle scienze sociali è molto difficile diventare normativi, cioè immaginare ad esempio dei quadri prescrittivi, quindi, no? Perché sono premesse, per così dire, di dualità, non di dualismo, e quindi incorporerebbero tutto, per cui è difficile escludere. Allora mi chiedo se questo modo di intendere che ci ha presentato complica o semplifica o come modifica il discorso dell'etica. Ma un certo tipo di etica certamente viene complicata, viene resa più difficile. Per giungere però al fondo alla sorgività dell'esperienza etica. In altri termini, che cosa emerge da questo paradigma? Emerge l'importanza della forma, emerge l'importanza della relazione. Emerge l'importanza del significato originario di logos, che esattamente questo significa relazione. Cioè, se io ho una concezione della vita e quindi anche della, o meglio, se ho una concezione della verità come verità della vita e non come verità dottrinale che prescinde dal darsi delle cose, che cos'è il vero in questa prospettiva? Vero non è qualche cosa di statico, non è qualche cosa che prescinde dalla vita, non è qualche cosa che piove sull'altro rispetto alla vita, ma non è nient'altro che l'apparire della logica della vita. Se il vero in questa prospettiva è la logica della vita, a questo punto il vero viene a coincidere con il buono, viene a coincidere con il logico, viene a coincidere con il razionale, con il relazionale. Perché? Perché la vita c'è, esiste, si sviluppa esattamente sulla base della qualità delle relazioni che la vita è in grado di vivere e di incrementare. Più le relazioni sono armoniose dentro di me e fuori di me, più la vita è tale. La vita si dà innanzitutto come concerto di relazioni. Ma voglio dire, già semplicemente a livello biologico, perché si possa dare vita ci deve essere l'armonia tra i quattro composti biochimici fondamentali, le proteine, gli zuccheri, i grassi e gli acidi nucleici, che devono armonizzarsi in una relazione appunto virtuosa e far sì che scaturisca quella scintilla, quel miracolo della vita. Questo che vale al primo sorgere della prima scintilla biologica vale via via per tutto il progredire del processo vitale. Lei si occupa di sociologia, le famiglie, gli stati, le società, i gruppi sociali, insomma, sono tanto più in salute quanto più sono armoniose, quanto più sono capaci di fluidità. Se questo è, allora l'etica appare qualcosa di formale. Non appare qualcosa di dottrinale, cioè, appare qualcosa di formale. Questa è l'etica appare alla fine come qualcosa, agisci in modo tale da portare nei contesti in cui ti trovi a vivere il massimo dell'armonia relazionale.
Questo vuol dire liberare la mente da precetti e al contrario nutrire la mente di questa intenzione fondamentale in base alla quale uno, come dire, volta per volta interpreta la situazione e in questa situazione concreta agisce in modo tale da incrementare al massimo l'armonia del sistema. E l'etica, da un lato è l'etica kantiana questa, certamente, nelle due forme, no? Nelle due forme, quella della l'imperativo categorico sotto la cosiddetta Gesetzformel agisce in modo tale che l'attuazione possa essere elevata a massima dell'agire universale. Quindi è estremamente formale tutto ciò. Però perché è formale? Ma perché vuole incrementare al massimo l'esperienza della libertà. Sei tu nella situazione concreta che devi interpretare, leggere, vedere questa situazione e agire in modo tale che la tua massima possa essere elevata, pardon, che la tua azione possa essere elevata a massima dell'agire universale. Oppure la formula dell'imperativo kantiano, quella della Zweckformel, quando Kant dice agisci in modo tale che l'essere umano sia nella tua che nell'altrui persona sia sempre fine e mai solo strumento. Anche qui, ancora una volta, si tratta di analizzare volta per volta le esperienze, le situazioni e agire in modo tale da far sì che me stesso e anche gli altri, insomma, che nessun essere umano sia strumentalizzato. Questo è sempre il fine di questa azione. Del resto, la regola d'oro che è presente in tutte le grandi tradizioni spirituali, cosa dice? Se non... e non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri facciano a te. Ancora una volta ci troviamo, siamo al cospetto di qualcosa, di una forma. Non lo so che cosa devo fare. Quindi se io sono alla ricerca di un'etica prescrittiva per avere la garanzia immediata di sapere sempre come devo fare e come non devo fare, allora questa prospettiva certamente mi complica la vita. Se voglio sapere sempre cosa devo fare e cosa non devo fare. Ma se, al contrario, io non voglio ricette, catechismi e cose, ma voglio essere generato l'esperienza della libertà, dell'autenticità, dell'essere sempre a contatto con l'esperienza vitale che si muove e che si genera, di essere sempre online rispetto alla situazione, non in maniera precettistica sapere già e imporre dall'alto soluzioni già pensate da altri. Quindi se voglio essere sempre... nel flusso della vita, allora io non posso che avere questa disposizione formale dell'etica. Essere quindi a contatto con il flusso vitale, sempre comunque in tutte le sue situazioni, sapendo che io all'interno di questo flusso vitale devo agire in modo tale da aumentare sempre al massimo la qualità, per quanto mi è possibile, la qualità relazionale di armonia di un sistema. A volte dovrò mentire, per esempio, per fare che la qualità relazionale di un sistema possa essere possa funzionare. Magari capirò che dire a un malato in quel momento che gli restano 3 giorni di vita non ha nessun senso perché conosco la fragilità della sua psicologia e dirgli che ha 3 giorni di vita non conviene dire dire altre cose più pietose e fargli vivere questo, quindi, oppure arriveranno in casa mia i tedeschi, nel senso dei nazisti, e diranno ci sono qui i partigiani, no, non c'è nessun partigiano, invece ci sono in cantina, eccetera, eccetera, quindi a volte bisognerà, andare infrangere alcune... cosiddetti comandamenti, insomma, non mentire, non dire false testimonianze, no, in alcuni casi bisognerà dire false testimonianze, in alcuni casi bisognerà anche uccidere, casi estremi, ma ho citato prima di Bonhoeffer, quando chiesero a Bonhoeffer, ma tu che sei un pastore protestante, perché sei coinvolto, come mai ti sei messo a voler uccidere il Führer?
non hai tradito la tua religione. E lui disse, quando se io vedo un matto con la macchina che sta travolgendo delle persone inerti, dei passanti nel centro di Berlino, il mio compito non è semplicemente quello di soccorrere i feriti, ma forse ancora prima quello di fermare questo matto che sta travolgendo con l'automobile gli passanti. Quindi, questo per dire, non so se ho risposto, ecco, questo per dire che questa visione processuale dell'essere, una visione processuale dell'essere, impedisce un'etica normativa e prescrittiva e alimenta un'etica all'insegna dell'interpretazione delle situazioni volta per volta, avendo come luce per la generazione dell'azione etica il criterio della forma a cui facevo riferimento prima, che può essere espressa o mediante l'imperativo categorico kantiano, o mediante la regola d'oro, o mediante quanto dicevo prima io dell'armonia relazionale. E mentre lei parlava cercavo di trarre logicamente un ragionamento e di capire quella che lei definisce una apparente opposizione tra le sue premesse, no? Quella io sono il corpo e io non sono il corpo. Mi domando se questo apparente contrasto non parta da un voler scomporre un puzzle non scomponibile, cioè nel cercare di immedesimarsi totalmente nel corpo o addirittura di distanziarsene eccessivamente. Ci sono delle cose probabilmente che non sono scindibili, degli impasti che non sono scindibili. Uno spermatozoo e un ovulo creano un bambino, è un bambino e non si può dividere. Mi domando se in realtà non ci sia nel suo ragionamento un tertium genus che non si vuole riconoscere. No, no, non so se c'è un impasto tra divino e materiale, tra carne e divinità, quello che mi pare che Gesù Cristo in un qualche modo, messaggio che abbia voluto portare a noi fratelli, cioè il fatto che noi dobbiamo accettare di essere fatto di questo impasto, cioè un impasto che non è scomponibile. Quindi se io guardo a questo impasto da una visione parziale non mi posso identificare, ma non mi posso completamente alienare. Quindi quello che è un apparente contrasto in realtà è non vedere questa fusione sinergica tra quello che lei ha definito anima, spirito, energia e corpo, che è in realtà un unicum inscindibile e che ci rende tali, cioè degli uomini un po' sulla terra, un po' coi piedi per terra e chissà, la nostra mente nel cielo. Voglio dire, non siamo spirito, non siamo corpo, non c'è un'opposizione, c'è un impasto non divisibile. Per quello io non riesco a vedere non riesco a seguirla in questo ragionamento, cioè proprio perché vedo il tertium genus, appunto, cioè non sono il corpo, no, non lo sono, cioè perché sono un'altra cosa, sono un impasto. Cioè non... Ma io sono partito all'inizio dalla delineazione, come dire, di fatti. Fatti presenti all'interno del cristianesimo, dove da un lato si sottolinea l'importanza decisiva della corporeità per quanto tiene alla creazione. Dicevo prima, per esempio, a differenza del buddismo, il cristianesimo crede nella bontà dell'essere creato, nella bontà del corpo. Il corpo non solo nella bontà, ma nella ultimatività, nella definitività. Il corpo non è un aggregato temporaneo. Il corpo, secondo il cristianesimo, è pensato per se stesso come assoluto, come definitivo. Quindi creazione. La creazione che fa da pandan con la
con quello che dire con le scatologie, dove si parla della risurrezione della carne. E vabbè, adesso però non sto a ripetere tutte le cose che ho detto, quindi da un lato questo. Dall'altro, dicevo, alcune chiari elementi che al contrario problematizzano l'esperienza del corpo. Quindi ho semplicemente fatto un'analisi fenomenologica di come stanno le cose. Dico, guardo il cristianesimo, lo guardo come dall'alto, e dico, che cosa dice questa mia, la mia religione del corpo? E vedo che posso mettere su questo tavolo, come dire, sassi bianchi e sassi neri. Tutto qui. E dico, come mai ci sono questi sassi neri, sassi bianchi e sassi neri all'interno del cristianesimo? Come mai da un lato si dice che è così importante e dall'altro però lo si vuole mortificare? Come mai da un lato si parla dell'incarnazione di Dio, si dice quanto sia importante che Dio si sia fatto carne, uomo, così, e dall'altro però si parla e si sottolinea, si enfatizza a tal punto la verginità di Maria, al punto tale da parlare di una triplice verginità? Quasi facendo sì che quella corporeità di cui ho parlato prima, qui quasi scompaia, perché com'è possibile che un corpo di carne, di un bambino di carne, esca dal corpo materno lasciando intatto l'imene? Com'è possibile? Non lo è, da un punto di vista fisico, per ragionare, eppure lo si sostiene, è dogma di fede. E io semplicemente ho detto questo, quindi trovo da un lato esaltazione del corpo e dall'altro denigrazione del corpo o comunque problematizzazione del corpo. Se poi andiamo a vedere la storia della spiritualità, noi non abbiamo avuto tempo, io non sono neanche un esperto al riguardo, ma insomma la storia della spiritualità nei confronti del rapporto tra il cristiano e il corpo è ricolma di esempi di denigrazione nei confronti del corpo, dai padri del deserto in poi. Ma anche all'interno del Nuovo Testamento ci sono affermazioni che sono, già nel Nuovo Testamento stesso ci sono affermazioni che sono di grande sottolineatura dell'importanza del corpo, e al contrario, lei vada a riprendere per esempio la lettera ai Galati e la lettera ai Romani. Tutte le volte che Paolo nella lettera ai Galati e nella lettera ai Romani parla della carne, del sarx, del corpo di carne, ne parla sempre in termini negativi. E si contrappone sempre lo spirito alla carne, ma anche Giovanni fa la stessa cosa. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo appunto sassi bianchi e sassi neri. Magari ci sono i sassi grigi, quello che stavo dicendo. Cioè, dal ragionamento, voglio dire, io ho seguito il suo ragionamento, le premesse le comprendo, le conosco, anche se avrei da dire alcune cose che questa sede non consentono. Lei ha partito dalle stesse premesse. Non sono un sasso nero, lo sono, o non sono il sasso bianco, allora io le dico, non è che questo ragionamento logicamente porta a concludere che siamo sassi grigi? Cioè, io sto facendo una conclusione alle sue premesse, cioè le sue premesse non sono il corpo, sono il corpo, allora sono qualcos'altro, sono questo e quello, il sasso grigio. Cioè, io stavo cercando di ragionare sulle sue premesse, questo è, cioè quello che sì, le... Sì, ho capito, ecco, ho capito. Questo. Guardi, qui ci troviamo a che fare con un problema enorme, cioè l'essere è unitario o l'essere è non è unitario, ma è dualisticamente configurato. Questo è il grosso problema, cioè dire noi abbiamo a che fare con... All'interno dell'essere esiste una dimensione materiale e una dimensione spirituale come di due orizzonti diversi, distinti, oppure no? Per esempio, la civiltà cattolica, quando ha recensito il mio libro L'anima e il suo destino, l'ha recensito nel febbraio 2008 in termini molto duri e molto negativi, ha accusato la mia visione, la mia impostazione di negare la, com'è che l'ha chiamata, la sproporzione, l'assoluta sproporzione ontologica tra l'anima e il corpo. Cioè, secondo la rivista dei gesuiti, esistono i sassi neri, esistono i sassi bianchi, esiste il corpo da un lato, esiste lo spirito dall'altro, e tra queste due dimensioni c'è una sproporzione ontologica.
Secondo la mia prospettiva, no, secondo la mia prospettiva, al contrario, esiste, non so se si può parlare di grigi o che cose, ma esiste l'essere energia. Io per quello che continuo, non parlo semplicemente di essere, ma parlo di essere energia. Cioè io coltivo nella mente una visione del mondo né monista né dualista, ma all'insegno della dualità, di un'evoluzione duale. Cosa intendo dire per evoluzione duale? Intendo dire una prospettiva che pensa l'essere come continuamente in movimento, come un processo, come qualcosa che continuamente si muove. E da questo processo, energia, questo significa emergono all'opera, e da questo processo si configurano livelli dell'essere differenti. All'insegna di quella che la visione contemporanea chiama emergentismo. Per cui si ha effettivamente l'emergere di livelli dell'essere diversi dall'unico essere. Non ci sono lo spirito e la materia come due orizzonti diversi, distinti. Questo mondo, l'altro mondo. Ecco, questa è la maniera dualista di considerare le cose. Io non credo in questa prospettiva, non credo alla terra e al cielo, in questo mondo, l'altro mondo. No. Al contempo però, non credo neanche che al monismo, no? secondo la quale tutti i sassi sono tutti dello stesso colore. Al contempo io credo che esista questo lavoro all'interno dell'essere, proprio perché l'essere non è essere, ma è essere energia, qualcosa che continuamente all'opera e si muove, così, è evolutivamente configurato, e questo continuo lavoro produce livelli dell'essere diverso. Per questo che ho parlato di una specie di spirale per descrivere compiutamente quello che noi in fondo siamo. Ed è chiaro che tra il primo livello, il livello soma, e l'ultimo livello, il livello spirito, nel senso di poietikos, di cui parlava Aristotele, di spirito creativo, c'è una differenza. C'è. Non sono dello stesso colore. C'è una differenza. Ma non è una differenza nel senso di una sproporzione ontologica che per giungere lì non bisogna che questo vertice non abbia nulla a che fare con la base. No, questo vertice ci può essere solamente grazie al lavoro di tutte le componenti a partire dalla base.